Ciao amici, benvenuti nel bunker tecnologico di Mr. Gadget. Al lavoro anche oggi nell'8 di dicembre, giornata di festa. Guardate, guardate come sono deperito, mi è venuta la barba lunga, mi si sono accorciate le maniche. Basta, cioè, sento qualcuno in lontananza pensando a noi che lavoriamo alla radio che urla oh, Laura! Insomma, in effetti però oggi siamo a lavorare. Tanto vi segnalo una cosa curiosa a proposito proprio del mio impegno quotidiano su Radio Number One. Dal 21 di dicembre sino al 26 e poi con un richiamino anche nel giorno della Befana vi faremo un sacco di regali. Se volete, insomma, ci saranno il regalo smartphone di Alcatel, di Wico Mobile, avremo router Wi-Fi e poi switch di rete, addirittura anche prodotti mobile Wi-Fi, quindi Wi-Fi portatile o pocket Wi-Fi, chiamateli un po' come volete. Avremo weekend in montagna, weekend in spa, prodotti di telerie per la casa. Insomma, abbiamo veramente tantissime cose da regalarvi. Preparatevi perché saranno giorni sicuramente molto intensi. Mi spiace, purtroppo sarete penalizzati voi che magari siete fuori dall'area di ricezione di Radio Number One, perché purtroppo, insomma, il gioco sarà basato sulla velocità che servirà per chiamare. Insomma, il primo essenzialmente che farà il numero di telefono sarà premiato, e quindi purtroppo, insomma, chi ascolta via streaming è penalizzato. Mi spiace per questo, ma purtroppo non c'è soluzione. Questa è una promozione riservata proprio agli ascoltatori di Radio Number One. E a proposito delle iniziative di Radio Number One, se volete, domani il 9 di dicembre, venerdì, io sarò a Ponte di Legno, Valle Camonica, provincia di Brescia, in uno dei posti di montagna più belli del nord Italia, per aprire gli impianti di sci, e con me ci sarà Rovazzi. Quindi se volete venire a comandare anche voi sulla neve, vi aspetto domani. Vorremmo comandare e ribellarci invece alla situazione di Fitbit e Pebble, che è stata ufficializzata ieri. L'avevamo già anticipata qualche giorno fa, ieri è stata resa ufficiale, insomma, l'acquisizione da parte di Fitbit di Pebble. E la cosa che non ci piace per niente è il comportamento di Pebble nei confronti dei suoi utenti, coloro che hanno già speso dei soldi e sostenuto i progetti di Pebble su Kickstarter, ma non hanno ancora ricevuto il prodotto. Non lo riceveranno mai più, riceveranno indietro i soldi tra 4 o 8 settimane, arriveranno in automatico i soldi, ma la cosa peggiore secondo me è che coloro che hanno oggi un Pebble al polso non riceveranno alcun tipo di assistenza. Diciamo che un modo un po' banditesco di lasciare il mercato. Bisogna sperare che da qui in avanti la legge protegga coloro che supportano i progetti su Kickstarter, perché insomma non può funzionare in questo modo modello Far West. Snapchat invece continua a far parlare di sé, mentre Facebook è impegnatissima a copiarne tutte le funzioni. Snapchat fa sempre un salto in avanti, ha fatto un accordo con Turner, quindi con un gruppo televisivo molto importante, per portare contenuti televisivi all'interno della propria piattaforma. Si trasforma un po' in una televisione per teenagers. Vedremo quale sarà l'eventuale prossima evoluzione, vedremo quanto e come copierà Facebook questa attività. Se siete appassionati di iPhone, abbiamo una notizia buona per voi, perché il prossimo anno potrebbe arrivare addirittura un iPhone rosso, il che vuol dire che io mi metterò in coda oggi, l'8 di dicembre del 2016, in attesa del 20 di settembre o giù di lì, insomma quei giorni lì del 2017, per essere il primo ad avere il nuovo modello rosso. Risponde al futuro rosso di iPhone è il Galaxy S7 Edge, con invece il Black Pearl che arriva proprio in queste ore in Corea del Sud, con una memoria tra l'altro di base di 128 GB. Chissà, da noi dovrebbe arrivare il colore blu intorno a gennaio, non sappiamo ancora invece se ci sarà da noi anche il colore nero. E infine, insomma, abbiamo parlato di Apple, abbiamo parlato di Samsung, ci vuole un po' di Huawei. Il P9 e il Mate 8 da ieri hanno cominciato a ricevere gli aggiornamenti ad Android 7 Nougat. Non sappiamo ancora quando arriverà in Italia, io ho provato ieri sera ma non è successo assolutamente nulla. Ovviamente, come al solito, il primo a cui capita faccio un fischio. Adesso è meglio che il fischio lo faccia io per andare via, perché ci vuole, se aspettiamo ancora un po', dura come una partita di calcio questo appuntamento del mattino. Vi auguro una splendida giornata di festa, vi aspetto domani se volete a Ponte di Legno, ma ci troviamo comunque domani mattina. Ciao a tutti, accendo questo dito e spengo!